Una moda libera da sostanze pericolose per la salute. La sfida lanciata da Greenpeace e i più importanti marchi internazionali con la campagna The Fashion Duel, che coinvolge brand del calibro di Valentino Fashion Group e Benetton, raccoglie nuove adesioni. Sei importanti aziende italiane del comparto tessile si impegnano a produrre tessuti e accessori liberi da sostanze tossiche. Miroglio, Bear Brand, Tessitura Attilio Imperiali, Ital Denim, Besani e Zip. Miroglio Textile ha investito 15 milioni di euro in pochi anni in tecnologia. La D, Andrea Ferrero. Abbiamo cambiato quelli che sono i parametri della stampa, passando da un sistema tradizionale fatto di stampa con cilindra rotativa che durava da centinaia di anni, con un sistema assolutamente innovativo che è quello della stampa inkjet a barra fissa. Abbiamo l'ambizione di arrivare ad avere un processo produttivo di stampa senza l'uso di acqua. Un modo per rendere le aziende più competitive a livello globale, riducendo impatto ambientale e costi energetici e allo stesso tempo dando ai clienti un prodotto dal valore aggiunto a un costo accettabile. Luigi Caccia, presidente di Ital Denim. Abbiamo speso oltre i 30 milioni di euro per ricostruire un'azienda tessile che possa essere definita sostenibile in ogni suo passaggio. Queste aziende hanno già eliminato dai processi produttivi 8 delle sostanze chimiche bandite da Greenpeace, che era campione responsabile della campagna per l'Italia. In termini di prodotti finiti, quindi dal vestito all'accessorio, quindi di prodotti completi su cui questo impegno detox avrà un impatto diretto, saranno circa 70 milioni di articoli. Greenpeace invita i grandi marchi che ancora mancano all'appello ad aderire alla campagna detox dell'associazione.